Ma quale via rivoluzionaria, se ce n'è forse una? Ritirarsi dal mercato mondiale, come consiglia Samir Amin, ai paesi del terzo mondo in un curioso rinnovamento della soluzione economica fascista? Oppure andare in senso contrario? Cioè andare ancora più lontano nel movimento del mercato, della decodificazione, della deterritorializzazione. Forse infatti i flussi non sono ancora deterritorializzati, abbastanza decodificati dal punto di vista di una teoria e di una pratica dei flussi ad alto tenore schizofrenico. Non ritirarsi dal processo, ma andare più lontano. Accelerare il processo. O come diceva Nietzsche, in verità, su questo capitolo non abbiamo ancora visto nulla. Sigla. Quello che avete sentito in realtà era una citazione dal testo di Anti-Edipo di Gilles Deleuze, quello che viene meglio conosciuto come il passaggio accelerazionista. Appunto in questo passaggio in cui si parla di questa possibilità, invece di tornare indietro a un'economia nazionale, accelerare il processo capitalistico di globalizzazione. E così via. L'accelerazionismo è un movimento, diciamo, di carattere economico-politico contemporaneo che ha molte, diciamo, sfumature. Esso identifica una tendenza del capitalismo come tendenza del capitalismo, diciamo, all'accelerazione sotto molti punti di vista, come quello tecnologico e scientifico. Il mondo delle macchine potrebbe trasformarsi in una tremenda distopia dove l'uomo potrebbe diventare l'elemento escluso dalla corsa perché obsoleto, oppure le macchine stesse potrebbero diventare il mezzo che porterà l'uomo a liberarsi definitivamente dalla pressione e dalla necessità. Il nostro futuro ci prospetta, diciamo, queste due possibilità. L'accelerazionismo è una visione di carattere progressista che vuole lavorare per affrettare il futuro. L'accelerazionismo non va confuso con l'idea di un incremento della velocità. La nostra vita è già troppo veloce e frenetica, che con un eccesso di lavoro, che ha denunciato lo stesso filosofo Byung-Chul Han, di cui ho fatto una puntata, in questo caso sul tema di Big Data, ma ve la ricordo se ve la siete persa, che potrebbe portarci verso un collasso mentale. Da questo punto di vista, in realtà ciò che è più rivoluzionario non sarebbe l'aumento della velocità, ma appunto la lentezza, la meditazione, il vuoto, la non azione di Han. L'accelerazionismo in realtà non c'entra un bel niente con questa cosa, con l'aumento della velocità. Ha piuttosto a che fare con, non con la velocità delle cose, ma con la velocità del cambiamento. E quindi non la velocità con cui delle cose nel cambiamento, ma la velocità con cui cambiano le cose. E quindi la velocità del cambiamento stesso. Quella velocità che ci porta, appunto, che rende il futuro sempre più prossimo e sempre più vicino. Quindi, per risolvere il problema sociale, no, appunto, non l'idea del tornare all'economia nazionale, del tornare indietro, se mai ci fosse possibile, di fermare, diciamo, il progresso tecnologico, ma al contrario, accelerare il processo, accelerare il progresso tecnologico, accelerare il capitalismo e così via. Ora, molto importante da comprendere che non esiste una sola versione di questa forma di accelerazionismo, ma ce ne sono diverse. Ho già fatto una puntata, per esempio, sul tema, dell'abbondanza rossa. In quella puntata io in realtà stavo già toccando dei temi accelerazionistici, ma accelerazionismo di tipo di sinistra. L'accelerazionismo di sinistra è meglio rappresentato da autori come Alex Williams, Nick Czernik, Cech e Mark Fisher. Questi sono gli esponenti dell'accelerazionismo di sinistra che vedono nell'accelerazionismo la possibilità di convertire la piattaforma capitalista e neoliberista in una piattaforma socialista, comunista, verso l'orizzonte di una società, di un'economia pianificata basata su tecnologie informatiche, intelligenza artificiale, diciamo big data e così via. Ma oltre all'accelerazionismo di sinistra, che ovviamente è di fortemente di stampo marxista, in realtà esiste anche un accelerazionismo di destra, un accelerazionismo appunto neoliberista.
In realtà, a dire il vero, l'accelerazionismo vero e proprio, cioè per come è nato da un personaggio che conosciamo come Nick Land, che è un fervente sostenitore, diciamo, del neoliberismo, o almeno all'inizio non era così. In realtà Nick Land è passato varie fasi del suo, diciamo, pensiero filosofico. All'inizio a Nick Land lo vediamo come un esponente di pensieri di estrema destra, vicini, diciamo, a quello che potrebbe essere riconosciuto come l'alt-right, e quindi il pensiero reazionario più vicino a un'idea come quella che è costruita da lui stesso, no? Come forma di pensiero che porta il nome di Dark Enlightenment, l'illuminismo oscuro. Dopo, successivamente, dopo le conferenze che ci sono state a Warwick, metterò molti link in descrizione di queste cose perché ci sono tutta una serie di lavori che sono stati fatti, conferenze, dibattiti, appunto su tema accelerazionismo. Probabilmente questa è una prima puntata su questi temi, poi magari vedremo altri libri, altri testi, altre cose. E ci sono degli articoli interessanti che ha scritto Nick Land sul tema dell'accelerazionismo. Lui con quelle conferenze di Warwick è passato al neoliberismo capitalista. Adesso attualmente è un sostenitore del neoliberismo capitalista. E vedremo perché per esempio lui non accetterebbe, diciamo, una versione di stampo comunista dell'accelerazionismo. Capire quali sono le differenze. Quello che è bello sapere è che in realtà l'accelerazionismo non ha una versione, ma ne ha tante. Ok, quindi vedremo principalmente due, quella di destra e quella di sinistra. I testi principali da studiare, diciamo, di Nick Land per quanto concerne l'accelerazionismo, poi ovviamente Nick Land c'è una raccolta di testi che è Fanged Noumena, magari un giorno potrei parlare di quella cosa. Per quanto riguarda invece l'accelerazionismo ne troviamo due. Uno è Teleoplexy, Note of Acceleration, quello lo trovate dentro Acceleration. Che è proprio c'è un testo che si chiama Acceleration, che contiene una serie di saggi, e poi c'è anche quello nella terza parte, mi sembra. E poi c'è un altro testo che è stato pubblicato su una specie di blog, di cui metterò il link in descrizione, che si chiama tipo A Quick, Dirty and Dirty Introduction to Accelerationism. A mio modesto parere, in realtà il secondo testo è più semplice del primo, di Teleoplexy, che è molto più facile da capire, ma poi vedremo. I temi di questi testi sono. Qui dovete capire che il tema centrale della cultura, diciamo, accelerazionista è molto cyberpunk, cibernetica, informatica e cose di questo tipo, perché poi il tema centrale dell'accelerazione, al di là del capitalismo, riguarda molto soprattutto la tecnologia e la scienza. Abbiamo a che fare con una serie di persone che credono veramente, diciamo, nel progresso tecnologico. Ovviamente, se il progresso tecnologico prende una certa direzione. Quindi, e che cos'è l'accelerazione per Nick Land? L'accelerazione è la struttura temporale dell'accumulazione capitalistica. Cioè, l'accelerazione è un fenomeno normale nel capitalismo, perché il capitalismo è un sistema che funziona come una specie di circuito che si autoeccita. Quindi abbiamo un meccanismo circolare nel capitalismo neoliberista, soprattutto, dove la tecnologia aumenta la capacità di produzione delle persone e permette a sua volta di produrre altra tecnologia che accelera ulteriormente il sistema. No, quindi l'output diventa input del sistema, che poi genera altro output che diventa nuovo input e così via. L'evoluzione scientifica ha ripercussioni sulla tecnologia, la tecnologia ha ripercussioni sull'evoluzione scientifica. No? Questi circoli, no? Su questo che lavora l'accelerazionismo, diciamo, nella versione di Nick Land. E lui in un certo senso considera il padre vero e proprio dell'accelerazionismo, il capitalismo stesso. Ma questo vale anche per gli accelerazionisti di sinistra. Cioè, secondo gli accelerazionisti di sinistra, chiaramente l'accelerazione è un tratto che contraddistingue il capitalismo neoliberista. La differenza sta nel fatto che, secondo gli accelerazionisti di sinistra,
come dire, è grazie a questo, all'accelerazione, che noi potremmo porre le basi per il superamento del capitalismo stesso e convertire la piattaforma neoliberista, diciamo, in qualcos'altro. E poi vedremo meglio quando parlerò dell'accelerazionismo di sinistra. Che cos'è appunto quindi questo accelerazionismo? Questo processo circolare che aumenta, diciamo, la deterritorializzazione. Allora, per chi non conosce i termini alla Deleuze, perché deterritorializzazione sono i classici termini che vengono dalla schizoanalisi, che è un termine coniato da un amico di Gilles Deleuze che si chiama Félix Guattari. Questi termini in realtà sono stati coniati da questi, diciamo, personaggi. In realtà, se leggete il libro Mille Piani, scoprirete che vengono dalla zoologia in un certo senso. Voi immaginatevi, un uccello costruisce il proprio nido, si crea la propria tana. Quando arriva la stagione delle mori, esce dal nido per andarci a cercare la compagna. Se tutto va bene, si trova la compagna, ritorna nel nido. Quali sono le fasi, no? Territorio. Il territorio è classico, non negli animali. Per esempio, il rinoceronte che orina per delimitare il proprio territorio. Perché quello è il territorio. La deterritorializzazione rappresenta un'uscita da quel territorio. La deterritorializzazione vuol dire ritornare in quel territorio. Tutto questo processo si chiama ritornello. Il presupposto però del ritornello è che di solito quando si ritorna nel territorio abbiamo, diciamo, cioè, la situazione non è esattamente quella di prima perché c'è venuto un mutamento. Questo ritornello ovviamente può essere spostato su tutti gli ambiti, non è solo un discorso sulla zoologia. Per esempio, no, immaginatevi, Banca Europea, BCE, stampa dei soldi, territorio. I soldi vengono stampati e vengono imprestati alla Grecia, deterritorializzazione. La Grecia poi usufruisce di questi soldi e deve restituire questi soldi con interessi. Riterritorializzazione, i soldi ritornano alla BCE. Capito, no? Voi potete usare questo schema per rappresentare tante cose. E questo era il ritornello, era lo schema che utilizzavano, diciamo, Deleuze e Guattari in Mille Piani per analizzare un po' fenomeni politici, economici, eccetera, eccetera, però parte dal mondo animale, in realtà. Nel discorso dell'accelerazionismo la riterritorializzazione non è un'opzione, non c'è. Perché il discorso è quello appunto che spiegava Deleuze nella citazione che ho fatto all'inizio. Cioè appunto accelerare il processo. Come è possibile attraverso un fenomeno che viene chiamato deterritorializzazione assoluta. Cioè tu non hai una deterritorializzazione parziale, ma hai una deterritorializzazione assoluta. E la deterritorializzazione assoluta è il vero accelerazionismo. Quindi, Land nel suo discorso, quello dell'articolo A Quick and Dirty Introduction to Accelerationism, distingue due forme di circuiti, uno feedback negativo, che è puramente territorializzante, e uno feedback positivo, che è deterritorializzante. Per cui, cioè, come dire, il circuito diventa sempre più autonomo e autoproduttivo, perché non fa altro che accelerare se stesso. Questo è il fenomeno che noi riscontriamo, diciamo, nel capitalismo neoliberista, secondo appunto questa tesi, diciamo, accelerazionista. La deterritorializzazione, appunto, è il motore dell'accelerazione in un fenomeno del tutto appunto circolare che si autoproduce e che diventano appunto completamente autonomo. Ora, Nick Land, come ho detto, è un sostenitore del neoliberismo. E che sicuramente non è d'accordo con una certa posizione dell'accelerazionismo, che è quella di sinistra, che è quella che presenterò successivamente. Ora, in cosa consiste? Cioè, perché in realtà Nick Land, per esempio, non sarebbe d'accordo con quelle persone lì? Perché pensa che non c'è alcun tipo di alternativa al capitalismo? Che è una tesi che, diciamo, più spesso ripetuta da chi difende il capitalismo. Di solito appunto dice c'è stato un esperimento diciamo comunista, socialista, eccetera, eccetera, è fallito,
Oramai il capitalismo si presenta come unica alternativa, ma quali sono le ragioni per cui Nick Land sostiene questo? Ecco, io in realtà nell'articolo che prima ho citato ne ho individuato almeno tre. Primo, la distruzione del capitalismo e il capitalismo stesso. C'è questo fenomeno distruttivo del capitalismo che ha a che fare con quelle crisi interne di cui parla lo stesso Karl Marx, che possono essere la sovrapproduzione o il discorso. C'è cioè il discorso della sostituzione sistematica del lavoratore con la macchina, eccetera, eccetera. Questo processo di morte del capitalismo in realtà è il capitalismo stesso, perché quel processo distruttivo è l'accelerazione. Quindi capite che in realtà, come dire, non c'è alternativa per il capitalismo, secondo Nick Land, per esempio, con questo argomento. Perché appunto la distruzione del capitalismo non rappresenterebbe il superamento del capitalismo, ma il fenomeno normale nel capitalismo. Ma questo è esattamente quello che dicevano Deleuze e Gattari, no? Cioè, chi è mai morto per le proprie contraddizioni? Chiaro che ci sono le contraddizioni nel capitalismo, ma il capitalismo continua ad andare avanti. E comunque, a dire il vero, questa critica fatta a un marxista non ha alcun tipo di senso, perché i marxisti non ci credono nella fine del capitalismo, almeno dai tempi di Althusser, per dire. Quindi in realtà, come dire, bisogna prendere in considerazione anche queste cose. La seconda critica che viene fatta, diciamo, al discorso anticapitalista, no? Sul perché il capitalismo in realtà non ha alternativa, è questa. Il capitalismo non è un sistema di relazioni. E qui cosa si intende per sistema di relazioni? Ma per esempio quello che diceva Marx per quanto concerne il conflitto di classe, ma è un'intelligenza artificiale, pensando l'intelligenza come abilità di vincere i giochi. Che il gioco in realtà non è altro che questa guerra incessante che c'è nel capitalismo, che è appunto la concorrenza, poi alla fine. Secondo Nick Land, per questo lo spiega molto bene nell'articolo, la distinzione tra capitalismo ed evoluzione tecnologica accelerata è puramente artificiale. C'è una distinzione che fanno quegli altri due, no? Alex Williams e l'altro, che sono quelli che hanno scritto effettivamente il manifesto accelerazionista, cioè sostenitori di sinistra dell'accelerazionismo, ma secondo Nick Land è una distinzione astratta. Questa è una cosa che io trovo particolare, perché io in realtà non sono d'accordo con questa cosa. E il punto è questo: credo che molte delle persone che sostengono questa tesi, cioè che è impossibile distinguere il capitalismo dall'evoluzione tecnologica, che non esisterebbe evoluzione tecnologica senza il capitalismo, dipenda principalmente da una cosa. C'è cioè, si tende a pensare che non è possibile il capitalismo, cioè l'evoluzione tecnologica, senza il fenomeno della concorrenza. Perché se io so che la mia azienda concorrente ha costruito un nuovo smartphone che è molto più avanzato del mio, allora per quello io sarò spinto a creare uno smartphone ancora migliore. Allora quello sarebbe il discorso. Secondo certe persone funziona così. Ma a parte il fatto che ci sono, diciamo, forme di capitalismo non necessariamente neoliberiste, per esempio il capitalismo keynesiano. Un giorno mi piacerebbe parlarne, ma questo tipo di idea, che del tipo che non c'è evoluzione tecnologica senza il fenomeno della concorrenza, è già discusso nell'opera sull'economia pianificata di Friedrich Pollock, che è l'economista della scuola di Francoforte. Un giorno mi piacerebbe parlare di questo personaggio, così parla di capitalismo di Stato e così via. E comunque il capitalismo neoliberista non è proprio esattamente il modello di tutto le forme di capitalismo che esistono attualmente. Cioè, oggi in realtà il comunismo non c'è più, però il capitalismo di fatto è largamente diffuso in tutto il pianeta, no? Però anche lì il capitalismo americano e quello cinese non sono uguali. Il capitalismo cinese è molto più capitalismo di Stato, cioè se tu vuoi contrattare con un'azienda cinese, devi contrattare anche con lo Stato cinese. E tra l'altro qui è particolare, perché Nick Land in realtà in questo momento, che io sappia, sta a Shanghai. E adesso sta facendo, è un po' una sorta di scrittore autonomo che vive a Shanghai. E
E la Cina è al centro di questa evoluzione tecnologica, più che altro soprattutto per quanto riguarda la parte hardware, però con queste nuove cose che stanno nascendo, sia il problema di Huawei, il fatto di dover costruirsi un nuovo sistema operativo, poi il discorso TikTok, il primo social network, un vero social network cinese, come dire, stanno cambiando un po' le cose. Però non si può dire che, per esempio, una certa evoluzione tecnologica non ci fosse, che ne so, in età comunista, perché comunque i comunisti sono i primi, per esempio, ad essere andati nello spazio, come dire, molto prima degli americani, che gli americani sono andati sì sulla Luna, ma molto dopo. Non, quindi non è vero che col socialismo non c'è progresso tecnologico, non mi pare. E sinceramente non ho capito bene il discorso che fa lui. Contro il discorso appunto degli accelerazionisti di sinistra che giustamente vedono nel cybercomunismo come dire un'idea, cioè quell'evoluzione tecnologica accelerata, come dire, le prove di un'evoluzione tecnologica accelerata di quel tipo, cioè come hanno in mente gli accelerazionisti all'interno di un contesto socialista. Poi però chiaramente il comunismo era molto indietro dal punto di vista informatico, perché nei paesi sovietici non c'era il PC, non c'era il personal computer e poi soprattutto non c'era internet. Internet l'hanno inventata gli americani. Questo è un dato di fatto, però adesso chiaramente la Russia ha tutto l'interesse a crearsi una sorta di internet indipendente, non a caso. Soprattutto perché internet dipendendo molto dagli americani può essere un problema. Per un paese che ovviamente non è. Che vuole essere, diciamo, indipendente dall'America, mettiamola così. C'è una terza critica, e cioè l'idea, appunto, il capitalismo non muore, le strutture virtuali del capitalismo, diciamo, rimangono, cambiano solo le esemplificazioni particolari. Quindi quello che la vera essenza del capitalismo sarebbe l'accelerazionismo, poi. Questo sarebbe il discorso in Nick Land. Ora, che il capitalismo non muore, ma si modifica, ma muta, questo lo sapevamo già. Cioè, nel senso, non possiamo prendere, diciamo, un vero sostenitore di sinistra come uno che in realtà non. Dai tempi di Althusser, oramai il marxismo ha abbandonato l'idea del capitalismo che muore. Beh, questa è un'idea, come dire. Abbiamo diverse esemplificazioni particolari del capitalismo. Per esempio, c'è un capitalismo liberista, liberale dell'Ottocento. No, avete in mente soprattutto il capitalismo inglese, le fabbriche di Manchester, quelle che sono descritte, diciamo, nel primo volume del Capitale. Ed è lo stesso capitalismo che si basa su, che ha come ideologi, tra virgolette, Adam Smith, Ricardo, quella gente lì che sono gli stessi economisti su cui si è formato lo stesso Karl Marx. Ed è un capitalismo molto circoscritto, diciamo, dove abbiamo un largo sfruttamento del lavoro minorile, delle donne e così via, che è soprattutto dominante in certe aree dove c'era il carbone. Perché capite che le rivoluzioni industriali dipendono dalle fonti energetiche, chi aveva il carbone aveva un vantaggio. Poi quando è arrivata l'elettricità, come dire, una certa rivoluzione industriale, c'è stata una seconda rivoluzione industriale. Che ha esteso il suo campo e quindi si sono introdotti altri paesi come l'Italia per dire. Adesso in teoria abbiamo a che fare con una specie di terza rivoluzione industriale, anche se poi noi parliamo di industria 4.0, però la terza rivoluzione industriale è quella informatica, che vede come protagonisti i vari paesi, tra cui l'America, piuttosto che la Cina, per esempio. E questo è, diciamo, l'accelerazionismo viene visto appunto da Dick Land come orizzonte trascendentale. Noi siamo arrivati a pensarlo, ma siamo arrivati a troppo pensarlo. È troppo tardi. Diciamo, l'accelerazionismo è del tutto inevitabile ed è come una catastrofe che si pone davanti a noi e noi non possiamo più farci niente. E in effetti l'accelerazionismo non è solo un discorso di tecnologia. Ma è un discorso che ha a che fare anche col clima, col discorso ecologico,
che è una delle catastrofi che noi dobbiamo assolutamente affrontare, e però abbiamo sempre meno tempo per affrontarla. Ora, questo è Nick Land, per dire, no? Ok, quindi c'è un accelerazionismo di destra. Poi magari in puntate successive potrei approfondire di più. Mi piacerebbe un giorno parlare di neoliberismo, per capire come funziona. Ah, avevo incominciato un discorso sull'accelerazione, sulle forme del capitalismo. Dopo il capitalismo liberista, in realtà c'è stata un'altra forma di capitalismo, che è quella di Stato. Dopo che il capitalismo liberista, in un certo senso, è entrato in crisi con la crisi del 29, poi abbiamo, diciamo, forme di economia, diciamo, più keynesiane. Capitalismo di Stato, che è quello che descrive appunto Friedrich Pollock nella sua opera. E il capitalismo di Stato, secondo i francofortesi, in realtà è una forma abbastanza diffusa. Addirittura loro identificano persino l'Unione Sovietica col capitalismo di Stato, dicendo che quello non è vero comunismo, ma appunto capitalismo di Stato. Ma questa è una cosa appunto discutibile. Il neoliberismo sorge negli anni Ottanta, in realtà, ma la sua apoteosi la troviamo nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e il crollo del capitalismo. Lì abbiamo un neoliberismo che conquista l'intero globo. E gli ideologi del neoliberismo, beh, li sappiamo. Ludwig von Mises, per esempio, grande critico di Karl Marx, e Friedrich von Hayek, poi chiaramente Milton Friedman, una serie di personaggi. Neoliberismo chiaramente è un movimento prettamente di destra, se vogliamo. Poi ovviamente non estrema destra e centrodestra, mettiamola così, che la destra è sempre stata appunto liberista. Ma passiamo all'accelerazionismo di sinistra. Ora, con l'accelerazionismo di sinistra io parlerò di Alex Williams e Nick Snyder, perché poi in realtà ci sarebbe anche Max Fischer, ma Mark Fischer, ma magari ne parleremo in un'altra puntata. Io sinceramente non l'ho ancora letto, in realtà, a dire il vero, Fisher. Io ho letto appunto il manifesto di Alex Williams e Nick Snyder. Questo manifesto, appunto, l'ho trovato in italiano, per esempio, nel libro Algoritmi del Algoritmi, Gli algoritmi del capitale, di Pasquinelli, delle Ombre Corte. Vi metterò il link in descrizione a tutte queste cose. Il manifesto incomincia con un quadro del presente, no? A dire, ok, ci sono quattro crisi principali nel nostro presente: quella climatica, scarsità di risorse, che poi ovviamente sono collegate, quella finanziaria e quella dell'automazione. E tutte queste cose vanno pensate assieme, cioè non è che vanno pensate del tipo, come dire, come se fossero scollegate. Ho visto il movimento, per esempio, di Greta Thunberg, quello del Friday for Future, lamentarsi del fatto che si parla troppo di crisi economica, non di crisi climatica, eccetera, eccetera. In realtà queste due cose vanno collegate assieme. Anche perché dobbiamo capire, appunto, la vera ricchezza del pianeta sono le risorse naturali più che il denaro. Questo è un tema di cui poi vorrei parlare più avanti in una puntata che farò sul tema dell'ecologia. Ma vediamo meglio questo punto manifesto. Questo è l'inizio, no? Si parla di queste grandi. Queste sono le cose che noi dobbiamo affrontare: crisi climatica, scarsità di risorse finanziarie e automazione. Gli ultimi movimenti rivoluzionari, quelli importanti, sono stati gli Indignados, Occupy Wall Street, poi adesso in Italia ci sono le sardine. Questi movimenti hanno fallito perché non sono stati in grado di costruire un pensiero, un'ideologia, avere un pensiero costruttivo. E spesso, lo vediamo soprattutto nelle sardine in Italia, diventano un pensiero negativo. Possono funzionare come movimento di argine, per dire no, no a Salvini, per dire no, noi non ci riconosciamo in quel personaggio, l'Italia non è con quel politico, che va bene, però poi non possono avere lunga durata. Perché per avere lunga durata ci vogliono delle idee, ci vuole la politica. Peccato che molto spesso questi movimenti rifiutino la politica, che è un po' un paradosso. Anche nel movimento del Friday for Future si fa così, si tende a dire non vogliamo mescolarci con la politica, poi non ha senso. Poi in realtà anche lì, no, ci sono i movimenti ecologisti, no? Ci sono i partiti green, quindi sono
Sono un po' delle cavolate queste cose qua. Ora, come dire, che cos'è l'accelerazionismo per la sinistra? Ci sono stati due migliori successi, diciamo, nel capitalismo: progresso tecnologico, scienza, ma anche, che ne so, l'aumento della produttività dei beni e delle merci. Il problema è che poi al capitalismo seguono una serie di contraddizioni. Per dire, aumenta la produzione del cibo, quindi rendi il terreno più produttivo, hai più cibo, non solo cibo, più prodotti, no? Aumenti la produttività, quindi cerchi di risolvere il problema della scarsità, però appunto ci sono delle contraddizioni. Una è la crisi di sovrapproduzione, cioè nel senso che produci, 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 poi nessuno compra. Soprattutto perché poi cosa succede? Nella concorrenza ci sono delle aziende che falliscono, tu cerchi di vendere i prodotti a prezzi più bassi possibili per battere il concorrente, e poi però ti ritrovi con un sacco di rimanenze di magazzino che non vendi a nessuno e che magari sei costretto a distruggere perché certamente non puoi regalarle perché sarebbe antieconomico, e quindi. Poi c'è un problema che ha a che fare con la disuguaglianza economica a livello mondiale, che fa in modo che, ok, aumenta la produzione, ma molte persone non hanno accesso a certe risorse. Come dire, la strategia del capitalismo in questo campo è quella di vendere prodotti magari anche un po' più scadenti, però sempre a prezzi più bassi, invece di, che ne so, aumentare lo stipendio di certi lavoratori, che è una cosa che secondo me è criticabile, però. E poi c'è un terzo problema, che noi ci vantiamo molto del nostro benessere in Occidente, ma questo benessere ha sempre avuto un prezzo. Il prezzo del lavoro no, minorile e così via nei paesi del terzo mondo, che è una cosa di cui si parla poco. Noi diciamo sì, è aumentata la produzione, sì, sta meglio, però il prezzo poi lo devono pagare degli altri. Ora, secondo, diciamo, l'accelerazionismo di sinistra, si tratterebbe di superare il capitalismo convertendo la macchina neoliberista. Quindi non si tratta di distruggere qualcosa. Non è una questione di come cambiare il mondo dall'esterno e quindi distruggere una piattaforma, distruggere il neoliberismo, cioè il neoliberismo e il capitalismo, ma convertire quella piattaforma già esistenza, cambiando le cose, diciamo, dall'interno in qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso potrebbe essere appunto cybercomunismo, socialismo, diciamo, informatico, mettiamola così. Creare una nuova forma di socialismo con un'economia pianificata basata appunto sulle nuove tecnologie, e quindi fare tesoro, diciamo, di quelli che sono stati i vantaggi e le grandi conquiste del capitalismo, non tornare indietro. Questa è una cosa molto importante. Di questa cosa io ne ho parlato, per esempio, nella puntata Abbondanza Rossa. Poi, se ve la siete persa, potete recuperarla, diciamo. I due grandi principali accelerazionisti sono Karl Marx, Nick Land, poi c'è gente, chiaramente Gilles Deleuze, in realtà quindi diventerebbero tre, poi c'è gente che ci aggiunge anche Nietzsche, ma un giorno magari parleremo anche di queste cose. Però questi due autori, questi qua, gli accelerazionisti di sinistra, sono critici per Nick Land perché pensano che con tutto quel discorso del circolo, eccetera, eccetera, in realtà Nick Land si è caduto in una sorta di confusione tra l'accelerazione e la velocità. Non so se abbiano effettivamente ragione, fatto sta che sicuramente questo è un punto molto importante, cioè non confondere l'accelerazione con la velocità, perché questa società in realtà è già molto frenetica e veloce, e l'accelerazionismo non vuole renderla ancora più frenetica e veloce. Non è questo il senso. Ora, il marxismo contemporaneo è spaccato in due. Diciamo, ci sono. C'è una versione molto più nazionalista del marxismo che sembra avvicinarsi a quella roba che qualcuno chiama addirittura l'alt-left. E questa versione, diciamo, di marxismo sarebbe una versione che punta verso un'economia molto più protezionista, una versione sovranista.
chiusura rispetto al resto del mondo. Per esempio, vabbè, Deleuze citava Samir Amin, io adesso non so se Samir Amin in realtà sia marxista. In Italia sicuramente c'è Diego Fusaro, capito, in questa direzione, ma questo è, sinceramente non è la strada che vogliono intraprendere gli accelerazionisti, è proprio il contrario. Io non sono d'accordo con questo tipo di idee e secondo me, anzi, va palesemente contro quello che era il modello di Karl Marx, quello vero, perché Karl Marx è sempre stato un internazionalista, se leggete il manifesto del Partito Comunista, capirete che è così. C'è appunto quindi una seconda versione che è molto più globalista e internazionale e quindi accelerazionista, diciamo, che quindi è una visione molto più globale, che è la vera visione di sinistra, come la presenta Gilles Deleuze. Gilles Deleuze dice la vera differenza tra la destra e la sinistra è questa. La sinistra pensa, prima c'è il mondo, poi c'è il mio paese, poi c'è, non so, la mia regione, la provincia, città, quartiere, poi ci sono io. Ok? La prima cosa a cui io penso è il mondo. Quindi a me, avendo una visione globale, che ne so, il problema degli immigrati, i poveri nell'Africa, quello che succede in Cina, le proteste di Hong Kong, tutta quella roba lì viene prima, cioè quello, il mio primo interesse è una visione globale che include ovviamente il mio paese, ovviamente, e poi anche tutte queste cose. Solo per ultimo metto al centro me stesso. La visione di destra invece no, è il contrario, tutta questa roba qua è rovesciata all'opposto. Prima ci sono io, appunto, prospettiva egoistica, poi c'è il mio quartiere, poi c'è la mia città. Poi c'è il mio paese e poi per ultimo c'è il mondo, no? E quella è la visione, no, del tipo aiutateli a casa loro, quella roba lì. Quella è la visione di destra, questa è il secondo punto della lettura alla Deleuze, che però mi sembra una lettura abbastanza buona del discorso. Nel marxismo chiaramente internazionalista trovate per esempio Antonio Negri. Per darvi un riferimento, poi ovviamente ci sono questi accelerazionisti qua. Non puoi essere accelerazionista e sovranista, non ha alcun tipo di senso, una contraddizione in termini. Perché tu invece di accelerare il processo staresti tornando indietro. Gli obiettivi. Obiettivi di un movimento accelerazionista di sinistra. Riduzione delle ore di lavoro. Accelerazione dell'evoluzione tecnologica. Usare le tecnologie per favorire il socialismo, quindi questa economia pianificata, migliore redistribuzione delle ricchezze, cose di questo genere. Gli accelerazionisti sono sostenitori dell'UBI, Universal Basic Income, e poi, vabbè, convertire la piattaforma neoliberista e non distruggerla. Questo è il piano. Quindi queste sono, diciamo, le idee generali dell'accelerazionismo. Come avete capito, in realtà esistono varie forme di accelerazionismo, mica c'è solo l'accelerazionismo di sinistra, c'è anche un accelerazionismo di destra, e poi ci sono altre forme di accelerazionismo, né di destra né di sinistra, un po' più diverse, che magari avremo il modo di approfondire in altre puntate. Diciamo, io al momento ho presentato appunto Nick Land e questi poi personaggi dell'accelerazionista di sinistra, Alex Williams, eccetera, eccetera. Poi in realtà ci mancherebbe anche Fisher, il famoso Fisher. Bene, adesso possiamo passare alla fase delle news informatiche. Tra le cose che notizie che ho trovato, quella che mi ha colpito di più, trovato più interessante è questa. Amazon, Apple e Google stanno praticamente creando uno standard open source per, diciamo, Internet of Things, l'IoT. Praticamente lo scopo sarebbe quello di far comunicare tutti i dispositivi smart, quindi perché poi quello è sempre il problema, no? Soprattutto Apple che usa sempre cose proprietarie, no? Per cui se sei nel loro mondo devi per forza usare cose del loro mondo. Allora qui il problema ha a che fare con appunto il fatto che noi nella nostra casa avremo sempre più dispositivi smart, per esempio non so, adesso qui, cioè noi avremo internet ovunque, avremo anche, diciamo, Alexa, tutti questi dispositivi. Il problema è come farli comunicare tra di loro, come farli interagire e così via. E quindi l'obiettivo qui, che almeno da quello che ho letto, diciamo, è quello di costruire
diciamo, un sistema open source che permette di far comunicare cose diverse che hanno provenienza di, cioè, far comunicare cose di Amazon con cose di Apple, con Google e così via. Vi metterò un link in descrizione su tutto questo argomento nel caso dovesse interessarvi. Anche questo viene da il MIT Technology Review. Bene, se ti è piaciuta questa puntata, metti mi piace. Nella prossima puntata parlerò di bug. Mi piacerebbe parlare del tema dei bug, anche da una prospettiva un po' più filosofica. Metterò vari link in descrizione. Pagina Facebook, blog Tumblr, canale Telegram. E poi vorrei mettere, appunto, metterò tutti i link, sia blog o cose dove potremo approfondire il tema dell'accelerazionismo, con gli articoli di Nick Land e quella roba lì, vari libri, Acceleration, quello degli algoritmi del capitale, queste cose qua, magari anche Fang e Noumena, se lo trovo, di Nick Land, questi testi fantastici. E niente. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi perché tanto ci saranno altre puntate come queste. Come dire, Tecnofilosofia sta andando avanti, è un progetto che si sta, diciamo, evolvendo con, appunto, lo Zarathustra sul codice, puntate su tema coding, puntate su serie TV, puntate speciali che poi usciranno prossimamente. E per il resto ci vediamo alla prossima puntata per parlare di bug.